questo governo continua a fare regali alle banche. L'abbiamo visto l'anno scorso con l'introduzione del bail-in, ha preso i soldi dei risparmiatori, l'abbiamo visto con il decreto sul vitalizio ipotecario, nuovi prodotti per far indebitare la gente. E che cosa si va a inventare in queste settimane? Con questo decreto hanno stabilito, con il patto di trasferimento, il fatto che se un'azienda chiede un finanziamento, ok, e metterà garanzia il proprio immobile, anzi sarà obbligata a mettere garanzia il proprio immobile, e nel momento in cui non verranno pagate 3 rate, anche non consecutive, dopo 9 mesi che queste rate rimangono non pagate, la banca potrà prendersi il bene messo a garanzia. Questa è una cosa che non ci fa arrabbiare, ci fa indignare come cittadini italiani, perché sappiamo benissimo che la forza trainante del nostro paese sono le piccole e medie imprese. Quello che noi abbiamo chiesto, quando avete messo in risoluzione le 4 banche con i 130.000 risparmiatori, sapevate cosa c'era all'interno? Eravate a conoscenza di 100 milioni di euro di finanziamenti e fidi facili rilasciati agli azionisti della stessa Banca Popolare dell'Etruria? Eravate a conoscenza che su 180 milioni di fidi facili concessi, 104 milioni di euro non sono mai tornati indietro? Un sacco di soldi, la quantità non gliela dico, però sono tanti per una famiglia di operai. E la cosa che mi fa più schifo è che questo governo salva solo quello che vuole. Non è il fatto di averli persi quanti, è che me l'hanno rubati, me l'hanno fregato. Mi ha chiamato il responsabile a 30 anni della stessa banca, mi ha detto vieni, c'ho un'auto buona per te. Infatti mi ha dato delle obbligazioni. Non è che io l'abbia giocati in borsa o l'abbia giocati al Totocarcio, me l'hanno rubati loro o ai cavalli, via. Non era un gioco, io l'avevo lì in banca. Ci avete chiamato speculatori! Speculatori ai 3,5%, 2,8 netto! Quando i botte si incendiano devono 4%! Vergognati, Padoan! Non andremo su da Baretta per un semplice motivo. Siamo stati in commissione a difendere i vostri diritti, i diritti dei risparmiatori, per 15 ore. Questo è stato il tempo che vi hanno dato, vi hanno concesso anziché 30 giorni per un decreto 15 ore. Io vi voglio dire questa cosa che fa veramente schifo e ve la voglio dire. Noi abbiamo finito mercoledì, era la partita dell'Italia alle 9, la partita dell'Italia era alle 9. Noi alle 8:30 abbiamo smesso di lavorare in commissione. Io non so, non posso dire che l'abbiano fatto per questo, ma noi alle 9 potevamo lavorare fino a mezzanotte, visto che il giorno dopo ci avevano già detto che il vostro decreto sarebbe stato chiuso, o con emendamenti votati o senza emendamenti votati. Guarda caso ieri a che ora abbiamo finito di lavorare? A che ora era la partita dell'Italia? Questo è un governo che vive sopra le nuvole, non conosce la realtà, non ha la minima idea delle vostre sofferenze, di quello che significa mettere da parte una vita di risparmi e vederli scomparire in una notte senza avere colpe, truffati dalle stesse banche che loro dovrebbero accusare e arrestare, far arrestare chi ha fatto queste truffe. Il PD è latitante, il PD ci ha offeso, il PD in continuazione l'abbiamo contestato noi nelle nostre feste dell'unità, siamo stati da Parrini, da Guerini, abbiamo contestato queste persone, non hanno avuto neanche il coraggio di farci il contraddittorio, cioè di parlare con noi, non vogliono parlarci perché hanno paura. Non votate più PD, non votate più PD, non votate più PD, non votate più PD. Tredici provvedimenti dall'inizio della legislatura, tutti a favore delle banche, nessuno a favore dei cittadini. Qui ci sono i rappresentanti di 130.000 famiglie espropriate. Se tutto va bene, il 6%, 7.000 avranno piccoli risarcimenti,
l'80%, loro sono stati espropriati. L'unica speranza, e la gente lo ha capito, l'unica e ultima speranza si chiama il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Fra 10 anni andranno in pellegrinaggio, perché avranno capito, quando capiranno che sono, che Beppe Grillo è un comico, Gianroberto Casaleggio un visionario, pace all'anima sua, erano due statisti che faranno uscire questo paese dalla corruzione, dalla illegalità, riportando l'onestà, la trasparenza, la legalità.